Uno dei miei libri preferiti, quando ero adolescente, era Novecento. Molti di voi l'avranno letto oppure avranno visto il film, La leggenda del pianista sull'oceano. In soldoni parla di quest'uomo di nome Novecento che nasce all'interno di questo transatlantico che all'inizio del Novecento fa la spola tra la Gran Bretagna e New York. E lui non scende mai, vive tutta la sua vita dentro il transatlantico. Una volta sola ci prova a scendere, ma si blocca a metà scaletta, rimane bloccato alla vista della vastità e della complessità del mondo e quindi fa una cosa molto intelligente che spesso facciamo tutti noi, rientra dentro e lascia che sia il mondo che vada da lui a piccole dosi e quindi a mano che le persone entrano dentro la nave, lui conosce donne, artisti, ubriaconi, ogni genere di umanità. Però all'interno di una struttura che lui conosce e sa decifrare perché c'è nato. Io che sono nato in un paesino qua vicino, mi sono sempre rivisto molto il Novecento e la sua mi sembrava una strategia fenomenale per affrontare i miei dubbi di ragazzo. Anche io ero impaurito, curioso verso il mondo, ma impaurito e in generale con la paura di sentirmi sperso nell'affrontarlo. Per dirvi, mi sono iscritto a un corso di laurea in inglese, quindi con gente da tutto il mondo, però qua a Siena. È difficile. Come si fa a scegliere una strada tra le milioni possibili? Ironicamente, per scoprire il gusto di abbracciare nuove situazioni e aprirmi al mondo, ci sono dovuto andare a vivere io su una barca. A me è sempre piaciuta l'idea di fare il ricercatore. Penso che, perché adesso faccio il ricercatore, sono ricercatore alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, mi occupo di cambiamento climatico e l'idea che potessi essere pagato per studiare quello che mi appassiona mi è sempre sembrata un'opportunità incredibile. Però quando mi sono laureato qua a Siena 3 anni fa avevo più dubbi che capelli. Sì, fare il ricercatore era una bella idea. Però anche la rockstar, oppure non lo so, aprire un bar a Cuba, questo genere di cose. Ovviamente non è che non mi piacesse fare ricercatore, è che ancora non hai deciso chi vuoi essere. Mi sentivo un po' sperso, come il Novecento. Comunque ci provo quando mi laureo a diventare un ricercatore, ma non mi prendono in nessun dottorato. Ho il massimo dei voti, ma non ho nessuna esperienza all'estero, che con una laurea come la mia è un problema piuttosto rilevante anche per andare sul mercato del lavoro. Quindi mi trovo nella situazione in cui si trovano tanti dei ragazzi della mia età oggigiorno, cioè quella di dover prendere e partire per tornare chissà quando. Di tutte le università più importanti che potevano darmi una spinta per aumentare le mie chance di diventare ricercatore, l'unica alla portata delle mie tasche è quella di Amsterdam, che è pubblica. E quindi la parte razionale di me fa tutto quello che deve fare, compila carte, sostiene esami integrativi e alla fine vengo ammesso. L'altra parte di me, quella restia al cambiamento, cerca di sabotarmi in tutti i modi possibili. Ma cosa ci fai con 2 lauree? Ma perché non vai a lavorare? Ma io mica voglio fare l'economista, voglio suonare la chitarra da grande. Cose di questo genere. Quando finisco tutte le scuse a mia disposizione, cioè una settimana prima dell'inizio dei corsi, mi decido a fare 2 biglietti aerei per Amsterdam, uno per me e uno per la chitarra, nel dubbio. E mi ricordo la sensazione, io ero. Avevo un carico di paure e ansia industriale. La sensazione che avevo la sera prima di partire, penso che una persona in attesa di essere ghigliottinata, più o meno sia quella. L'idea di lasciare il mio paesino, i miei affetti, tutto quello che rappresentavano per me mi sembrava così stupida, per poi andare dove? Nella mia testa Amsterdam era un posto grigio, inospitale e tutti i miei futuri compagni di corso erano dei brutti ceffi ipercompetitivi. Insomma, la mia resistenza al cambiamento era totale. La cosa bella di tutte queste ansie prepartenza è che poi regolarmente nessuna si rivela vera. È
i problemi che ti trovi ad affrontare sono tutte cose che mai e poi mai ti sarebbero passate per la mente. Come per esempio il dettaglio che non ho un tetto sopra la testa. In realtà mi avevano offerto una stanza in una residenza al modico prezzo di 650 euro al mese più 1200 euro di cauzione. A quel punto loro avrebbero gentilmente estratto a sorte in quale residenza sarei andato a finire, e ce n'era una che era insieme a una prigione, non scherzo. E se non mi andava bene, quella estratta a sorte si tenevano i miei soldi. Quindi io dico grazie tante, ma faccio meglio da solo. Piccolo momento sliding door e anche grosso errore, perché come scopro a mie spese ad Amsterdam c'è un sacco d'acqua e quindi poche case, tanta gente, quindi tanta domanda, poca offerta, risultato prezzi altissimi. Anche dal punto di vista universitario, io dall'alto del mio 110 e lode pensavo che non sarei andato sul velluto, ma quasi, e invece i corsi sono una mazzata tremenda. Ora, il sistema olandese universitario è un po' controverso, ci vorrebbe un TED a parte, però per oggi vi basti sapere che hai delle scadenze serratissime e non hai quasi il tempo di dormire, figuriamoci di apprendere concetti. E infatti l'idea di fondo non è quella di darti il tempo di digerire delle nozioni, ma di metterti così tanto sotto pressione che se sopravvivi, ok, allora ti meriti una laurea. Quindi io bivacchio in un hotel di periferia quando arrivo e passo le mie giornate comprando caffè, cappuccino e birra in giro per Amsterdam, così da poter scroccare la linea wifi, così posso studiare e posso cercare annunci per affittare una casa. Ma affittare una casa ad Amsterdam è veramente un'impresa perché banalmente, se devi affittare una casa, devi chiamare. Per chiamare ti serve una SIM. In Olanda, per avere una SIM, ti serve l'indirizzo di casa. Comunque rimedio una SIM e inizio a chiamare. Ho chiamato, ve lo giuro, sicuramente più di 300 annunci. Mi hanno fatto vedere una casa sola e ovviamente non me l'hanno affittata. Pronto, sono uno studente italiano, tu, oppure abbiamo solo roba sopra i 1000 euro al mese, ci vuole uno stipendio come garanzia, insomma una serie di no pazzeschi. E la situazione diventa molto preoccupante in molto poco tempo per me, perché tentano di frodarmi in tutti i modi possibili, ovviamente, mi rubano addirittura in camera d'albergo. Passa più di un mese, io sono ancora alla ricerca di una casa che non trovo e non sono neanche vicino a trovare, e gli esami sono alle porte. In Olanda ti puoi permettere di bocciare praticamente un esame solo in un anno, perché alla seconda bocciatura hai già praticamente perso l'anno. E io 2 anni all'estero proprio non me li potevo permettere. Infatti non vengo da una famiglia ricchissima e quello che mi faceva più male durante quel periodo era il pensiero dei sacrifici che stavano facendo i miei genitori per darmi la possibilità di prendermi una laurea all'estero. Quindi, quando inevitabilmente boccio il primo esame della mia vita, chiamo a casa e dico: non ce la posso fare, torno in Italia. Altro piccolo momento, sliding door: fortunatamente i miei genitori mi dicono di non mollare, e un giorno, poco tempo dopo, su un sito da cui non avrei comprato neanche un casco di banane, trovo l'annuncio di una casa barca. I miei compagni ovviamente subito: ma dove vai? È inquietante, fa freddissimo d'inverno. Io però per la prima volta ho un po' abbandonato le paure e sento il brivido dell'avventura che un po' mi solletica la pancia e, sentendomi un po' un Novecento al contrario, salgo la scaletta e vado a vivere su una barca. Penso: se non mi danno una casa, andrò a vivere su una barca. Eccoci qua, dopo un mese più di vagabondaggio, finalmente entro sulla barca e quando, dopo lungo pensare, fai la scelta giusta, lo senti a pelle. E onestamente, vivere sulla barca era delizioso. Non avevo finestre, ma avevo dei piccoli oblò, non avevo. La camera stava sott'acqua, però i tramonti erano spettacolari e potevo fare colazione tutta la mattina, tutte le mattine sulla prua.
E il vicinato era una piccola comunità hippie che era quanto di più simile al mio paesello avrei potuto desiderare in una grande città europea. Insomma, le cose iniziano ad andare bene. Era un modo più leggero di vivere. Per esempio, i miei compagni di corso sudamericani parlano di quel periodo, tanto l'università era dura e tanto studiavamo, come l'anno del soffrimento tuttora. Ma per me, grazie a questo piccolo gesto anticonvenzionale, anche un po' di fortuna, è diventato un anno meraviglioso che mi ha fatto crescere più di quanto riuscirei a raccontarvi oggi. Per esempio, la mia casa diventò quasi subito un punto di incontro per studenti. Tutte le sere c'erano almeno 15-20 ragazzi, studenti che parlavano, studiavano, a volte si innamoravano pure, cucinavano piatti dei loro paesi, appendevano bandiere. Insomma, una cosa che mi ha fatto arricchire tantissimo e che non avrei mai potuto fare in una casa normale, perché non funziona. Semplicemente un ragazzo passeggia per la baia e non deve neanche suonare un citofono. Sale su e è già in casa tua. Era un modo più leggero di vivere e in generale non dovevo preoccuparmi di un sacco di piccole cose di cui avrei dovuto preoccuparmi con una canonica casa di mattoni. E questo mi lasciava un sacco di energie libere da spendere in relazioni interpersonali o in cose che mi appassionavano. E in breve inizio a sentirmi leggero come un palloncino e a vivere a pelo d'acqua anche io. Inizio a provare il piacere di aprirmi a nuove opportunità, a non sentirmi spaventato dalla complessità e dalla grandezza del mondo, ma abbracciarla. No, questo è dopo. Quando ti metti in questo genere di stato mentale, succede una piccola magia che inizi a fare un sacco di cose in maniera molto più facile di quello che avresti mai creduto. Nonostante fossi oberato di lavoro, trovavo il tempo per fare tante piccole cose che avevo sempre voluto fare e che non avevo mai fatto. Per esempio, avevo sempre voluto scrivere, ma poi pensavo, vabbè, lo farò poi, oppure ma se non scrivo bene, oppure chissà cosa penserà Tizio. Invece, ad Amsterdam mi metto a scrivere insieme ad altri ragazzi sparsi in giro per il mondo come me e mettiamo insieme questi articoli di società e cultura, che poi raccogliamo in questo sito che poi è stato chiamato Il Cartello e che quest'anno è arrivato quarto ai Macchia Nera Awards come migliore web agency d'Italia. Finisco addirittura a fare l'artista di strada, l'avevo sempre voluto fare, ma non l'avrei mai fatto se fossi rimasto nella mia zona di comfort. Quel giorno abbiamo fatto 7 euro, che in Olanda sono tre crocchette e una birra piccola. Alla fine dell'anno, grazie a Dio, non boccio più nessun esame e mi laureo. Facciamo una bellissima e gigantesca festa sulla barca e grazie a Dio non affondiamo, così io posso accettare la proposta di dottorato che nel frattempo mi è stata fatta dalla Scuola Superiore Sant'Anna e posso fare il lavoro che volevo fare e posso tornare a farlo in Italia, a casa mia, perché la barca era fighissima, ma a 9 gradi agosto sono una tragedia. Tutto questo per dirvi quello che probabilmente sapete già, ma che troppo spesso tutti quanti ci scordiamo, cioè che i momenti di crisi paradossalmente sono benedizioni che con un po' di coraggio possono diventare dei momenti di crescita incredibili. Io vi voglio lasciare con quest'ultima storia, che è la mia preferita dell'anno che ho passato ad Amsterdam, perché le opportunità non hanno età. Di tutto il vicinato eccentrico che fortunatamente avevo, il mio preferito era lui, questo signore ultra ottantenne che viveva nella barca accanto alla mia. Quando usciva il sole, quelle poche volte, lui prendeva la chitarra, si metteva fuori a suonare fumando una non sigaretta, sicuramente. Lui era nato a Londra e faceva il programmatore per la Disney. A un certo punto aveva deciso che Londra non era più casa sua, troppa gente. E
E quindi aveva comprato una barca e si era messo a vivere ad Amsterdam, dove viveva ormai da 30 anni. E così un giorno, mentre io facevo colazione sulla prua, e lui stava dando da mangiare alle anatre sotto la barca, gli dico una cosa che gli volevo dire da tempo, e cioè semplicemente: certo, però alla tua età vivere su una barca da solo, complimenti, non è da tutti. E lui mi fa: sì, beh, da quando mi sono lasciato con la mia ultima fidanzata, 80 anni, non riesco più tanto, mi fa fatica a tenere a posto la barca, che teneva come fosse argenteria. Per cui prima o poi dovrò venderla, purtroppo. Però non ancora, perché mi piace un sacco vivere sulla barca, mi sento libero. Perché se le cose non vanno, puoi sempre cambiare aria, no? Puoi sempre andare via. E la mattina dopo, e vi giuro che è successo, mi sveglio presto perché c'era un'eclisse di sole, vado sulla prua, mi volto e la sua barca non c'era più. Era partito. Grazie a tutti.